Ciao a tutte ragazze e benvenute nel mio video tag sugli anni Ottanta. Questo video tag è stato ideato da signorina Bloggi, che saluto e ringrazio per avermi taggata. E lei lo ha già realizzato in collaborazione con l'EDN33 e i due video sono entrambi bellissimi. Vi lascio il link, andateli a vedere e saluto sia Samantha che Anna. E vi lascio anche il link del video di Kiss Ghibellina 72, ciao Daniela, anche il suo è molto bello, è sempre appunto questo video tag, andateli a vedere. Inizio subito con le domande, leggendole dal blocco. Allora, negli anni 80 esistevano diverse correnti, Paninari, Dark, tu facevi parte di uno di questi gruppi? Se sì, quale? E se no, te ne piaceva qualcuno in particolare? Allora, io seguivo la moda dei Paninari. Nell'85 avevo 11 anni, ho iniziato le scuole medie e andando appunto alle medie si diventano più ragazzine e si iniziano a seguire le mode. E devo dire che mi piaceva appunto la moda dei Paninari. Mi ricordo che insieme alle mie amiche ci vestivamo da Paninare, facevamo le vasche nella via centrale della nostra piccola città, anche perché i miei avevano un negozio in questa via, quindi eravamo sempre controllati, insomma, ovviamente anche per appunto essendo delle bambine. Però appunto ci vestivamo da Paninari, io avevo il Moncler, la felpa della Best Company, la camicia di Nao Leari, i Levi's, poi c'erano le borse a cartella di postino della Nao Leari, io ce l'avevo bianca, e quindi insomma sicuramente questa corrente. Seconda domanda, Duran Duran o Spandau Ballet? Allora dico Duran Duran, che tra l'altro sono stati il primo gruppo musicale che ho amato, del quale appunto mi sono innamorata. Dei tre mi piaceva John Taylor. E ricordo che nell'86 era uscito l'album Notorious, io ho acquistato la cassetta e seguivo tutti i video tratti, appunto, dei singoli tratti da questo album. Mi piaceva molto, appunto, Notorious, Skin Trade. E tra l'altro i Duran sono stati la prima band della quale ho appeso un poster in camera, per cui abbandonando proprio un po' i giochi, le cose da ragazzina, ho appeso questo poster che era proprio di Duran Duran. Terza domanda, tre cantanti donne tra le tue preferite degli anni 80, no cantautrici italiane. Allora, sicuramente Madonna, per cui sempre le canzoni di quel periodo 85-86, tipo, non so, True Blue, Papa Don't Preach, La Isla Bonita. Poi mi piaceva molto Spagna, che è una cantante italiana, ma in quel periodo era molto dance e mi piaceva anche molto il suo look, per cui Easy Lady, Call Me, tutte queste cose qui. E poi mi piaceva Samantha Fox, che invece era una cantante inglese, famosa soprattutto per il suo seno prosperoso, ma a me piaceva proprio come cantante, per cui mi piacevano, non so, Nothing's Gonna Stop Me Now, Touch Me, i relativi video, come ho già detto, e anche il look proprio di Samantha, mi piaceva molto Samantha Fox, poi non so che fine abbia fatto, ma a me piaceva tanto. Poi tre cantanti uomini tra i tuoi preferiti degli anni 80. Allora, innanzitutto Prince. Un artista americano che tutti quanti conosciamo, geniale, in quel periodo lì veramente ha fatto dei successi grandissimi e ancora adesso li conservo nell'iPod. Poi mi piaceva George Michael, il quale proprio nell'86 mi sembra ha inaugurato la sua carriera solista, per cui ho seguito più quella, a partire dall'album Fate in poi, e George Michael insomma mi è piaciuto molto. Anche appunto il video da Zebe di I Want Your Sex, ne ha fatti tantissimi. E poi mi piaceva molto Billy Idol, sia come cantante ma anche fisicamente, perché aveva questo ghigno, col labbro sempre su più da una parte che dall'altra, lo sguardo da duro, i capelli tutti sparati, biondi, e certe sue canzoni me le ricordo molto belle, come ad esempio, non so, Sweet 16, Eyes Without a Face, White Wedding, Money Money, Hot in the City, l'ho seguito tanto. Poi tre gruppi musicali tra i tuoi preferiti degli anni 80. Allora, innanzitutto le Bananarama, una band inglese, un trio inglese femminile, Venus, insomma tutte queste canzoni molto belle. Poi mi piacevano le Bangles, sempre un gruppo femminile però americano, per cui c'è stato il tormentone di Walk Like an Egyptian, ma anche altre canzoni secondo me molto belle come Medic Monday, Eternal Flame. E poi i Bon Jovi, che sono una band, diciamo, hard rock americana, che era già nata nell'83-84, però è approdata proprio al successo mondiale, per cui anche in Italia, tra l'86 e l'87, con l'album Slippery When Wet, dal quale sono stati tratti alcuni singoli come, vabbè, Wanted Dead or Alive e relativi video, ovviamente, You Give Love a Bad Name e Living on a Prayer, che sono diventati dei successi proprio mondiali. Per cui io proprio mi sono innamorata dei Bon Jovi, in particolare del cantante John, che tra l'altro secondo me si è anche conservato abbastanza bene, un bel cinquantenne, insomma, non è che mi dispiaccia.
ha fatto anche qualche film, qualche comparsata, una puntata di Sex and the City molto carina che io ho registrato ovviamente, mi conservo. E John, tra l'altro, è di origine italiana, beh, insomma, mi è piaciuto, mi piaceva da matti, mi ero proprio innamorata. Seguendo lui, la sua band, poi ho abbandonato sia i Duran Duran che i Paninari, per cui sono diventata praticamente un po' metal, se vogliamo, no? Un po' metallara. E mi ricordo che avevo tutte le maglie dei Bon Jovi, nere, la cintura con le borchie, gli stivali, il chiodo, proprio copiavo il look di queste band. E in seguito a loro poi ne ho amate anche tante altre che sono venute dopo, non so, i Guns N' Roses, i Metallica, che non so se c'erano già o meno, comunque mi sono piaciuti. Ho riscoperto band degli anni 70 che si sono riproposti in quel periodo, come ad esempio gli Aerosmith, per cui nell'86 con i Run DMC sono tornate alla ribalta, con la versione appunto semi-rap di Walk This Way, e quindi insomma tutto questo filone metal. Sempre per quanto riguarda i Bon Jovi, nell'88 in prima liceo i miei mi hanno accompagnato a quello che all'epoca era il Palatro Sardi e adesso il Forum di Assago a Milano a vederne il concerto. È stata un'emozione fortissima perché poi avevo comprato, vabbè, la cassetta, il disco, tutti i dischi che sono usciti dopo, tutte le videocassette, magari i concerti. Registravo qualsiasi programma, qualsiasi apparizione in TV di Bon Jovi. Ogni giorno lo rivedevo per ore e ore, proprio ero veramente di quelle ragazzine terribili, fissate, veramente. Io vivevo in questa realtà, mamma mia, i miei, boh, vabbè. È così, cioè, se ci ripenso, non mi sembra neanche vero. E per cui appunto al concerto ho conservato tutte le foto del concerto, è stata un'emozione fortissima, ringrazio i miei che appunto mi hanno portato. Perché poi anche a loro piaceva questo genere, quindi insomma mi hanno sempre supportato da quel punto di vista lì. Per loro fortuna sono figlia unica, quindi. E quindi insomma, Bon Jovi, è andata avanti per anni questa cotta, proprio boh, è stata tremenda, però insomma è un periodo che ricordo con tantissima nostalgia, ce l'ho proprio nel cuore perché è stato uno dei più belli della mia vita proprio. E quindi insomma questo. Poi, tre canzoni tra le tue preferite degli anni 80. Allora, non nominerò queste qua di Bon Jovi perché basta, vi ho già fatto una testa così. Ma tre canzoni che mi piacevano molto all'epoca, ma soprattutto che mi sono rimaste nel cuore e nella mente ancora adesso, e che secondo me sono tre icone proprio tra le canzoni degli anni 80. Allora, innanzitutto, Take On Me degli A, per cui è un po' la colonna sonora, secondo me, degli anni 80, sia la canzone che il video. Poi I Want Your Sex di George Michael e infine We Are the World di USA for Africa, un gruppo benefico capitanato da Michael Jackson e composto da tutti i cantanti americani dell'epoca, mi sembra dell'85, per cui hanno fatto questa bellissima canzone con un bellissimo video del quale vi lascio il link, per raccogliere fondi a favore dell'Africa. E questo video è veramente emozionante perché è una carrellata infinita di mostri sacri americani, per cui tanti ancora adesso molto, molto in voga, alcuni scomparsi, per cui vedrete Bruce Springsteen, Michael Jackson, Tina Turner, Bob Dylan, Ray Charles, Lionel Richie, Billy Joel, insomma un'infinità. Andate a vedere il video perché è veramente molto bello. Poi, domanda successiva, tre capi di abbigliamento che ti piacevano in modo particolare? Allora, il Moncler sicuramente, tra l'altro ce l'ho ancora a casa dei miei. E lo utilizzo magari per andare in giardino, ma lo utilizzo. La camicia di controvento, non so se ve la ricordate, chi c'era se la ricorderà sicuramente, era la camicia in flanella con la fantasia scozzese e la scrittina controvento sul taschino. Veramente la amavo alla follia questa camicia, che tra l'altro costava carissima, e insomma me l'ero fatta regalare dai miei. E poi i calzettoni della Burlington, ossia i calzettoni a rombi. Anche loro molto belli, che insomma li avevo sempre rosa, quindi mi piacevano. E un accessorio di abbigliamento che ti piaceva in modo particolare? Sicuramente la cintura del charro, che vi faccio vedere. Questa qua con le rose, perché la rosellina rossa era la caratteristica del charro, vedete? E quindi questo. E poi vabbè, avrei anche delle borse di Neoleari, ma li conservo a casa dei miei, quindi in soffitta era un po' un casino andare, insomma, a ripescare tutto. Poi, i tuoi tre film preferiti degli anni 80? Allora, sicuramente due film americani, entrambi sul ballo, sulla danza, che sono Flashdance e Dirty Dancing.
E poi Vacanze di Natale 83, che bello, proprio l'icona degli anni 80, dell'Italia degli anni 80, e ancora adesso a volte vado a rivederlo. Allora, decima domanda, i tuoi tre telefilm preferiti degli anni 80. Allora, innanzitutto Dynasty, per cui John Collins nei panni della perfida Alexis, l'adoravo. Poi due sitcom americane molto divertenti, che sono i Jefferson e Alice. In particolare Alice mi piaceva molto, era una sitcom ambientata in un piccolo ristorante americano dove c'era il capo Mel, che era un burbero, e poi le tre cameriere Alice, Flo e Vera, che gliene combinavano di tutti i colori, e creando delle situazioni veramente pazzesche, ridicole. Ancora oggi a volte lo ripropongono sul digitale terrestre, me lo vado a rivedere, mi piaceva molto. Poi, undicesima domanda, un programma TV che ricordi in special modo. Allora, innanzitutto Drive-In, che mi ricordo lo guardavo insieme alla mia famiglia, quando lo davano la domenica sera dopo cena, e proprio faceva ammazzare dalle risate. E poi, se posso fare un piccolo strappo alla regola, vorrei ricordare un altro programma, questa volta musicale, che è DJ Television, che facevano su Italia 1 tutti i pomeriggi, e io lo guardavo, lo adoravo. Poi, c'è una pubblicità degli anni 80 che ti ricordi in modo particolare? Sì, una del 1985, quella della Citroën CX2, interpretata da Grace Jones, nella quale si vede appunto Grace che guida questo macchinone nel deserto, lo spinge a tutto gas, lasciando la polvere dietro, e poi si fionda all'interno di una enorme, testa di Grace Jones, sempre, che è praticamente un garage sotterraneo che sbuca, viene su da sottoterra, e lei si infila qua dentro, gira su se stessa, ma insomma una cosa proprio avveniristica, molto bella, e vi lascio il link nell'info box per vedere questa pubblicità. Poi, un cibo, una merendina degli anni 80 che ti piaceva particolarmente. Sicuramente la Fiesta, però quella di allora che era molto più alcolica. C'è un evento sportivo degli anni 80 che ti è rimasto impresso? Sì, la vittoria, dei mondiali dell'82 dell'Italia. Non tanto per la vittoria in se stessa, perché comunque ero solo una bambina, avevo 8 anni. E poi non sono mai stata amante neanche allora degli eventi sportivi, per cui la ricordo soprattutto per i festeggiamenti che ci sono stati. Per cui mi ricordo che dopo la partita eravamo al mare, tra l'altro nella casa al mare, e sono uscita con i miei nel lungomare appunto per festeggiare, e mia mamma mi aveva vestita tutta in azzurro, per cui magliettina azzurra, pantaloncini e ballerine azzurre, e mi è rimasto impresso questo abbigliamento appunto per festeggiare, bello. Un personaggio sportivo che ti piaceva in modo particolare. Menzionerò il calciatore brasiliano Falcao, che è stata una delle icone appunto della Roma degli anni 80, per il quale mi ero presa una sbandata proprio. Ero ancora una bambina, devo dire, perché questi anni qui di cui sto parlando sono 83-84, proprio 9-10 anni. In quel periodo lì giocavo spesso con una mia cugina che ha solo un anno meno di me, la quale si era presa una sbandata per Bruno Conti, per cui per 1 o 2 anni abbiamo avuto questa fissa appunto per la Roma, io innamorata di Falcao, lei di Bruno Conti, e non facevamo altro che parlare di questi calciatori, eravamo innamorate, boh, una cosa assurda di nuovo che se ci ripenso boh, mi metterei le mani nei capelli, ma tra l'altro sono andata a rivedermi le foto di Falcao, non è che fosse questa grande bellezza, io lo amavo proprio. Conservavo tutti gli oggi e i gente che acquistavano mia mamma e mia nonna, dove parlavano quasi tutte le settimane di Falcao, perché era stato al centro di un gossip per cui una storia di figlio illegittimo, poi riconosciuto, insomma, solite cose. E quindi io conservavo tutte le foto, leggevo la sua storia, anche lì, di nuovo, un po' come poi sarebbe successo un po' più avanti per i Bon Jovi, ho fatto una testa così a tutti con Falcao. Insieme a questa mia cugina, che vabbè, anche lei era abbastanza pestifera come me. Infine, ultima domanda: c'è qualche oggetto di quel tempo che conservi ancora? E se sì, quale? Allora, vabbè, la cintura del ciarro che vi ho già mostrato prima. Poi ho a casa però dei miei, nella mia ex cameretta, che conservo come una reliquia, l'orologio Pop che avevo rosa, però non ho voluto portarlo via perché, vabbè, qua siamo a casa mia e mi spiaceva toglierlo dal mio comodino. E poi, in memoria dei miei trascorsi metal, volevo mostrarvi questo giubbino dell'88 in pelle nera con frange borchie, che è stato uno dei miei milestones come metallara, e
che appunto voglio mostrare perché quest'anno mio cugino, nato molti anni dopo, per cui molti anni dopo di me, per cui è nato nel 1990 e gli anni 80 non li ha vissuti, ha fatto una festa in maschera per Carnevale con i suoi amici, ispirata proprio agli anni 80, e mi ha chiesto, proprio siccome lui avrebbe interpretato il metallaro, questo giubbino, perché si ricordava appunto, aveva visto delle foto di quando ero ragazzina e quindi voleva appunto interpretare questa parte. E mi ha chiesto appunto questo giubbino, lui è molto magro, insomma, gli andava bene, e ha fatto un figurone, tra l'altro una festa ben riuscita, mi ha fatto vedere le foto, sono contenta. Gli ho prestato tra l'altro anche il cinturone con le borchie che devo farmi ridare adesso che ci penso, e quindi insomma è stato utile il mio abbigliamento metal. Per cui ragazze, questa era l'ultima domanda, è stato un piacere fare questo viaggio a ritroso nel tempo perché mi ha fatto ricordare uno dei periodi più felici e spensierati della mia vita, spero che anche a voi sia piaciuto. Lascio il tag aperto nel senso che taggo tutte le mie iscritte, per cui se qualcuna, raga qualche ragazza vuole fare un video di risposta, ben venga. Vi ringrazio per avermi seguita, vi mando un bacione e a presto al prossimo video. Ciao a tutte!